Buongiorno amiche e amici del blog del Passatore, siamo a Cesena con Luigi Di Placido, candidato sindaco per il Partito Repubblicano. Buongiorno signor Di Placido, ci parli un po' di lei, della sua lista e dei motivi per cui ha scelto di candidarsi a sindaco a Cesena. Innanzitutto buongiorno a tutti. I repubblicani hanno deciso di correre in autonomia a Cesena per dare un segnale della loro presenza e per testimoniare come in questi anni siano stati la vera opposizione rispetto ad una giunta che dal nostro punto di vista ha fatto perdere molte occasioni di sviluppo e di crescita a questa città. Questa campagna elettorale sarà impostata da parte nostra con uno slogan molto chiaro che è più sicura, più ricca, più solidale, la Cesena di domani siamo noi. Il Partito Repubblicano ha scelto me come candidato, io rappresento quella parte di mondo imprenditoriale di Cesena che vuole cominciare ad avere una voce maggiore in questa città e che vuole dare poi voce anche a tutti i cittadini per liberare un po' questa città che è chiusa da una cappa. Sono anche il candidato più giovane, quindi penso di poter rispondere in maniera adeguata anche alle esigenze dei giovani, soprattutto per quello che riguarda l'inserimento nel lavoro e il rapporto con il mondo universitario della nostra città. Noi puntiamo chiaramente ad arrivare a ballottaggio perché vogliamo segnalare che in questa città si può cambiare e si deve cambiare per non perdere ulteriori occasioni di sviluppo. Può illustrarci i punti salienti del vostro programma? Cosa pensate di fare se vincerete le elezioni? Come dicevo prima, più sicura, più ricca, più solidale, la Cesena di domani siamo noi, questo è lo slogan che raccoglie ovviamente in maniera molto sintetica il nostro programma. Più sicura perché noi crediamo che ci sia un problema anche di sicurezza ormai nella nostra città e molti lo stanno sottovalutando, mentre invece tutti siamo consapevoli del fatto che i cesenati che non sono più sicuri non si sentono più sicuri anche solo come 5 anni fa. Quindi una maggiore attenzione alla sicurezza, una maggiore lotta all'abusivismo, con una richiesta di un riequilibrio delle forze di polizia rispetto al territorio forlivese. Il nostro commissariato di polizia è sottodimensionato, dal nostro punto di vista c'è una carenza quindi di organico generale, c'è una mancanza di coordinamento tra le varie forze di polizia e c'è anche un maggiore impegno che anche la polizia municipale deve profondere, non solamente nel fare le multe ma anche nel presidiare, nel coprire il territorio. Più ricca perché pensiamo che questo territorio e queste due legislature del sindaco Conti non abbiano favorito la creazione di ricchezza. Basti dire che è 15 anni che noi aspettiamo le nuove aree produttive, sicuramente quindi non siamo stati un territorio sensibile a quelle che sono le richieste, le politiche di insediamento delle imprese che sono le prime a produrre ricchezza. Da questo punto di vista una maggiore ricchezza vorrà dire, anche alla luce del federalismo fiscale, una maggiore disponibilità di risorse per gli enti locali che poi le potranno utilizzare per quello che riguarda soprattutto le politiche sociali e per questo la Cesena più solidale, cioè sarà necessario, appena finite le elezioni, stilare una carta dei bisogni perché bisognerà avere una fotografia chiara di quelle che sono le esigenze sociali della nostra realtà e del nostro territorio. L'emergenza sociale sarà la vera emergenza dei prossimi anni, bisognerà cercare di finanziarla con nuovi introiti che il Comune potrà ottenere rimettendo in moto il volano della ricchezza che in questi anni è rimasto bloccato. Per concludere, un breve spot per invitare gli elettori a votarla. In questa città occorre aprire la finestra e fare entrare dell'aria fresca. E in questa città non siamo più cittadini ma siamo sudditi. I repubblicani invece vogliono far diventare i cittadini tali, vogliono fare in modo che non si debba più chiedere per favore anche quello che è dovuto, vogliono aumentare la cifra di libertà in questa città perché tutti dobbiamo essere uguali di fronte all'amministrazione. In questi anni ci sono stati favori, in questi anni ci sono state corsie preferenziali, in questi anni c'è stata troppa discrezionalità. Noi, anche snellendo la burocrazia dell'ente comunale e della macchina comunale, vogliamo rendere tutti i cittadini uguali e vogliamo fare in modo che il rapporto tra comune e cittadino diventi più veloce e più trasparente. Per questo bisogna votare i repubblicani, bisogna votare Luigi Di Placido. Ringraziamo Luigi Di Placido, candidato sindaco per il Partito Repubblicano. Per il blog del Passatore, Nicola Simone Mirco. Grazie a voi.